L'Istituto Alberti, vi presenteremo questa meravigliosa sfilata realizzata dai nostri studenti dell'indirizzo moda diurno di tutte le classi, dalle prime classi che hanno realizzato i bozzetti alle ultime classi appunto che non solo hanno realizzato gli abiti ma sfileranno anche, quindi abbiamo delle ragazze meravigliose, quindi emozionante quello che ho visto finora dietro le quinte. Quindi io vorrei chiamare Carol, che sarà una studentessa presentatrice di questa serata. Grazie Carol. Ok, così rompe il ghiaccio. E che dirvi, iniziamo con la nostra sfilata, passo il testimone a Carol e volevo ringraziare tutti, non solo voi presenti, tutti i ragazzi, tutti gli studenti che hanno lavorato per realizzare questa sfilata, proprio tutti, questo è stato realizzato tutti da loro, logicamente coordinati dai loro docenti, dalle docenti dell'indirizzo moda e tutti i consigli di classe che logicamente hanno coadiuvato alla realizzazione di questa bellissima sfilata. E poi ringraziamo logicamente la vicepreside, la segreteria, la DSGA, ci sarà un buffet alla fine realizzato dal nostro, dai gestori del bar. E quindi che dire, iniziamo. Carol, a te il testimone, grazie. Buonasera a tutti, siamo entusiasti di presentarvi le nostre nuove collezioni, frutto di mesi di lavoro, passione e deduzione. Queste mini collezioni di quest'anno si ispirano a diversi temi che a breve appunto vi elencherò. Ogni capo è stato progettato con cura per esprimere unicità e sono stati appunto utilizzati materiali studiati in classe durante le ore di tecnologia di materiali. Partendo dai più piccoli potete adesso dare uno sguardo ai disegni che abbiamo appunto esposto attaccati appunto ai vetri della scuola che sono appunto stati realizzati dalle classi prima A, prima B e seconda B. Le classi del biennio quindi si sono concentrati su appunto una progettazione creativa con l'aiuto del professore Papò. E entrando adesso appunto nel pieno di questa sfilata, le classi terza A e terza B che appunto con l'aiuto della professoressa Agnese Ciocia, Stefania Cassandra e Rosella Barluzza hanno lavorato su dei capi base realizzati appunto in denim e su una parte appunto di sostenibilità riguardando appunto l'upcycling e quindi ecco a voi la vostra diciamo prima uscita.